La superficie della Luna ha milioni di crateri, ma è stato qualcos'altro ad attirare l'attenzione. Un enorme buco raro che si è rivelato essere un canale, trovato quando il satellite orbitale lunare giapponese stava raccogliendo dati attorno alla Luna, all'ingresso del canale. I ricercatori hanno trovato un tipo di schema specifico che suggeriva l'esistenza di un'area vuota. Hanno scoperto altri schemi in un paio di punti vicino al buco, quindi lì potrebbero esserci più canali lunari. Ma in questo grande canale c'entrerebbe un campo di calcio intero, che verrebbe pure inghiottito tutto, o una grande città degli Stati Uniti come Filadelfia. Il canale ha forma irregolare e un diametro di 130 metri. Gli scienziati pensano che potrebbero esserci grotte segrete, un sistema di tunnel o un intero paese delle meraviglie geologico sotto la superficie. Potrebbe essere un buon rifugio per gli astronauti che sbarcano sulla Luna o un porto per una colonia lunare. Nessuno è mai riuscito a rimanere sulla Luna più di 3 giorni a causa delle condizioni del satellite. La Luna, infatti, presenta una vasta gamma di temperature, bassa atmosfera e nessun campo magnetico che protegga la vita sulla superficie dalle radiazioni o dai raggi solari aggressivi. Gli astronauti indossano tute spaziali che però non possono proteggerli per lunghi periodi, ma un tubo di lava sì. Quando un flusso di lava si raffredda, si forma una crosta che in seguito si addensa e crea un tetto su quella stessa lava. Essa continua a fluire, ma quando si ferma, il canale può drenare, quindi il tubo si svuota. Anche sul nostro pianeta ci sono tubi di lava, ma non grandi come quelli sulla Luna. C'è un tipo speciale di albero chiamato albero della Luna. È cresciuto da semi che sono stati portati dallo spazio sulla Terra dopo una missione. Puoi trovarlo negli Stati Uniti. La Terra è più grande della Luna del 27% ed è più massiccia. La nostra gravità è più forte. Se lasci cadere una roccia sulla Terra, cadrà più velocemente. 68 kg sulla Terra sono solo 11 kg sulla Luna. La Terra ha numerosi satelliti che le girano intorno, ma la Luna è l'unico naturale. La nostra Luna si è formata durante una grande collisione tra la Terra e un altro pianeta delle dimensioni di Marte. Questo è successo circa 4,6 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione del Sole e del nostro sistema solare. Dopo la collisione, una nube di roccia vaporizzata è entrata in orbita intorno al nostro pianeta, si è raffreddata e si è costituita in un anello di piccoli corpi solidi. In seguito si sono uniti formando la Luna, lasciando dei crateri come promemoria di questa collisione. Se ti trovi sulla superficie della Luna, la tua ombra sarà più scura che sulla Terra. Questo perché non c'è atmosfera che disperde la luce creando ombre più chiare. Una delle lune di Giove, Io, ha centinaia di vulcani ed eruzioni selvagge, che a volte emettono pennacchi di fumo a 400.000 km nell'atmosfera. Queste eruzioni avvengono a causa della gravità estremamente forte a cui è esposta questa Luna. I suoi interni si irrigidiscono e si rilassano in quei periodi in cui si avvicina e si allontana da Giove, il che genera energia sufficiente per una folle attività vulcanica. Ad avere lune non sono solo i pianeti, ma anche altri corpi spaziali piccoli. Nel 1993 i ricercatori hanno scoperto un asteroide dal diametro di 32 km con una luna dal diametro di 1,6. Avresti bisogno di 400.000 lune per raggiungere la luminosità della nostra stella centrale, il Sole. La Luna riflette la luce che riceve dal Sole, ma non la produce. Quella luminosità dipende dall'angolo tra la Luna, la Terra e il Sole. La nostra Luna è a circa 32 terre da noi e 29 terre dal suo punto più vicino. Quando la notte è buia e chiara, sembra di poter toccare la Luna piena. Ma se volessi farlo, dovresti percorrere fino a 400.000 km. Eppure c'è acqua sulla Luna. Non pozzanghere o laghi, ma granelli di ghiaccio che si trovano in punti sempre in ombra vicino ai poli della Luna. Gli scienziati pensano che l'acqua sia arrivata sulla Luna tempo fa, quando sia la Luna che la Terra erano costantemente colpite da asteroidi e comete che contenevano acqua ghiacciata.
Questo processo potrebbe anche aver permesso la formazione dei nostri laghi e oceani, non solo dell'acqua ghiacciata sulla Luna. Ricerche più recenti affermano che l'interno della Luna aveva già acqua ed è venuta in superficie durante l'attività vulcanica. Lo stesso potrebbe essere accaduto anche sul nostro pianeta. Su 200 lune nel nostro sistema solare, la nostra è la quinta più grande. La più grande è la luna di Giove, Ganimede, quasi 1,5 volte più grande della nostra. La missione con cui l'umanità è sbarcata per la prima volta sulla Luna si chiama Apollo 11. È stato un momento importante, trasmesso in tutto il mondo, che però è stato quasi interrotto da un'enorme tempesta di vento che si stava verificando in Australia all'epoca. Era posizionata lì la parabola Parker per ricevere i segnali di trasmissione dalla Luna. La Luna non è un cerchio perfetto, è più a forma di uovo, con l'estremità più spessa che punta verso di noi. Questa forma deriva dalla sua rotazione. La luna piena può tenerti sveglio. Gli studi hanno mostrato che le persone hanno un sonno meno profondo e impiegano più tempo ad addormentarsi con la luna piena. Non è per la luminosità, ma per l'influenza del ciclo lunare sul nostro orologio biologico interno. Ogni anno la Luna si allontana dalla Terra a causa dell'interazione tra la forza gravitazionale della Luna e i nostri oceani. In un anno si sposta di circa 4 cm, il che significa che in circa 600 milioni di anni sarà 23.500 km più lontana dalla Terra di quanto non sia ora. Questo numero non è casuale, è il momento in cui le eclissi solari totali smetteranno di verificarsi. L'umanità non mette piede sulla Luna da decenni, ma le impronte lì sono ancora fresche perché non ci sono venti, quindi queste tracce possono rimanerci per milioni di anni. La Luna ha il suo fuso orario, chiamato Lunar Standard Time. Il tempo è diverso sulla Luna, un anno è diviso in 12 giorni e ognuno è lungo quanto un nostro mese. I nomi sono ispirati agli astronauti che hanno camminato sulla Luna. Il calendario lunare inizia nel momento in cui Neil Armstrong è sbarcato sulla Luna nel 1969. Ci sono possibili fonti di energia per gli esseri viventi su una delle lune di Saturno, che ha un oceano sotto la superficie e può presentare reazioni chimiche simili a quelle che permettono ad alcune forme di vita sul nostro pianeta di sopravvivere. Sulla Luna c'erano vulcani attivi, probabilmente al tempo dei dinosauri. La lava fusa si è indurita sulla sua superficie miliardi di anni fa e ciò ha contribuito a creare crateri lunari unici, ma i vulcani sono inattivi da molto tempo ormai. La Luna ha terremoti, terremoti lunari. Proprio come il nostro pianeta, anche la Luna ha una crosta che subisce cambiamenti e spostamenti. L'agitazione si verifica quando la crosta si riscalda e si espande o può essere causata da impatti di meteoriti. Quei terremoti non sono forti come i nostri, ma possono durare più a lungo poiché la Luna non ha abbastanza acqua per prevenire le vibrazioni sismiche. La Luna ha una vasta gamma di temperature perché non ha atmosfera. Di giorno può raggiungere i 93 gradi centigradi, ma ai suoi poli la temperatura è di circa meno 240 gradi centigradi. Nel 2019 gli astronauti hanno scoperto uno strano fenomeno spaziale. La Luna stava passando davanti al Sole e, a un certo punto, sembrava che si fosse fermata e poi avesse iniziato a muoversi all'indietro. È la stessa illusione ottica di quando guidi in autostrada e passi davanti a un'auto più lenta di te. A un certo punto, mentre vai avanti, potrebbe sembrare che stia andando indietro. La crosta della Luna non ha lo stesso spessore in ogni punto. Alcune parti sono spesse fino a 60 km, mentre altre sono più sottili. La Luna non cambia colore. Quando la luce del Sole attraversa la nostra atmosfera, si riflette sulla Luna e ce la fa vedere rosa o rossa. A volte ci sono particelle di polvere inviate nell'atmosfera e, in combinazione con la luce solare, danno alla Luna un bagliore arancione. La Luna non ha un lato oscuro, c'è solo un lato lontano, che non vediamo dalla Terra. La Luna gira sul suo asse e intorno alla Terra nello stesso lasso di tempo, motivo per cui vediamo sempre solo una faccia. Tutti i pianeti del nostro sistema solare hanno almeno una Luna, a eccezione di Mercurio e Venere.
Mercurio ha una massa inferiore al nostro pianeta, quindi la sua gravità è inferiore alla nostra, circa il 38% della gravità terrestre. Ciò significa che 45 kg sulla Terra sarebbero 17 kg su Mercurio. A causa della gravità più debole e poiché è così vicino al Sole, Mercurio non può avere una sua luna. Probabilmente gli si schianterebbe addosso o entrerebbe in orbita attorno al Sole e un giorno ne verrebbe risucchiata. Molto probabilmente anche Venere non ha la sua luna perché è troppo vicino al Sole. Uno studio recente afferma che la Luna ha la coda e ogni mese avvolge il nostro pianeta come una sciarpa. Una coda sottile composta da milioni di atomi di sodio segue il satellite naturale della Terra e il nostro pianeta la attraversa senza battere ciglio. I colpi di meteorite fanno esplodere questi atomi di sodio fuori dalla superficie della Luna e più lontano nello spazio. Per giorni, ogni mese, la Luna rimane tra il Sole e la Terra. È allora che la gravità terrestre raccoglie quella quota di sodio. Il nostro pianeta la trascina in una lunga striscia che avvolge la sua atmosfera. Questa coda lunare è totalmente innocua e anche invisibile all'occhio umano, 50 volte più scura di quello che puoi percepire. Ma durante quei rari giorni, i telescopi ad alta potenza possono individuare il suo debole bagliore giallastro nel cielo. La coda sembra un punto luccicante che è 5 volte il diametro della luna piena. I matematici affermano che potrebbero esistere buchi bianchi. Sfortunatamente, gli scienziati non ne hanno ancora trovato uno. Anche se vedessi un buco bianco, non saresti in grado di entrarvi dall'esterno, ma noteresti la luce e la materia che lo abbandonano. Betelgeuse, una gigante rossa nella costellazione di Orione, ha iniziato ad affievolirsi nel 2019, confondendo gli astronomi. A quel punto la stella si era già gonfiata in proporzioni enormi. Se dovesse sostituire il nostro Sole, la sua superficie esterna si diffonderebbe ben oltre l'orbita di Giove. E poi Betelgeuse è diventata più debole nell'autunno del 2019. Questo processo è continuato fino a febbraio 2020. I cambiamenti potevano essere osservati a occhio nudo. Nessuna meraviglia, la luminosità della stella era diminuita di 2/3. A quel tempo gli astronomi erano sicuri che Betelgeuse stesse per esplodere in una supernova, per cui hanno continuato a tenerla sotto osservazione finché non è tornata alla sua normale luminosità in aprile. Grazie al telescopio spaziale Hubble, gli scienziati hanno scoperto che la stella aveva espulso parte del suo materiale e questo ha parzialmente bloccato la sua luce. La nostra Via Lattea e la galassia di Andromeda, la nostra vicina più vicina, si incontreranno, ma accadrà tra circa 4 miliardi di anni. Quando si scontreranno, si formerà un'enorme galassia ellittica. Sulla Luna potrebbe esserci più acqua di quanto gli scienziati si immaginano. E non solo per il suo lato oscuro, ma anche per quello illuminato. È probabile che quest'acqua tornerà utile durante le missioni già pianificate in futuro. Gli esopianeti dello zucchero filato sono pianeti particolari al di fuori del nostro sistema solare. Chiamati anche superpuff, hanno la densità più bassa mai scoperta. Questo conferisce loro un aspetto arioso e soffice, ma nonostante sembrino il regalo più popolare del parco di divertimenti, questi pianeti sono enormi. La missione Juno ha notato qualcosa di strano nell'alta atmosfera di Giove. Il fenomeno insolito erano degli spiriti blu e degli elfi che volteggiavano sopra il pianeta. Si tratta di lampi luminosi che appaiono per brevi periodi di tempo, solo millisecondi. Si estendono su e giù verso la superficie del pianeta. Sulla Terra, tali lampi di solito si verificano ad un'altezza di 96 km, al di sopra di enormi temporali. Nell'universo non ci sono solo pianeti nani, ma anche galassie nane, che hanno da 1000 a pochi miliardi di stelle. Per fare un confronto, la galassia della Via Lattea è composta da 250 a 400 miliardi di stelle. Una tempesta delle dimensioni del nostro pianeta continua a imperversare su Saturno. Si chiama Grande Macchia Bianca. Questa tempesta ha una coda di nuvole bianche e circonda l'intero pianeta. La tempesta si verifica ogni 30 anni circa, quando l'emisfero settentrionale di Saturno si inclina verso il Sole. All'inizio la tempesta è davvero solo un punto e poi inizia ad estendere la sua lunghezza. Questo perché la Grande Macchia Bianca è un enorme sistema di temporali. Ma il mistero principale che lascia perplessi gli astronomi è da dove la tempesta trae la sua energia. Alcuni scienziati pensano che potrebbe essere alimentata dal Sole, altri non sono d'accordo. Dicono che la struttura delle nuvole della tempesta ha senso solo se c'è una fonte di calore interna che può alimentare i venti.
i pianeti ribelli non orbitano attorno alle loro stelle, forse perché non ne hanno. Questi corpi spaziali fluttuanti viaggiano attraverso l'universo e possono finire ovunque. Sono anche molto difficili da trovare. I pianeti ribelli non producono luce né emettono calore, il che significa che non possono essere visti dalla luce a infrarossi. Ma non molto tempo fa, gli astronomi hanno individuato il più piccolo pianeta canaglia nella Via Lattea. È più piccolo della Terra, ma un po' più grande di Marte. La Luna sembra rimpicciolirsi. Il satellite naturale della Terra è ora 45 metri più piccolo di quanto lo fosse centinaia di milioni di anni fa. La ragione di questo fenomeno potrebbe essere il raffreddamento delle viscere della Luna. Potrebbe anche spiegare i terremoti che scuotono la superficie del satellite naturale del nostro pianeta. Gli astronomi hanno recentemente scoperto che Marte è sismicamente attivo. Eh sì, perché si verificano regolarmente dei martemoti. Gli scienziati spesso scoprono cose strane nello spazio. Alcune sembrano macchie sfocate, ma altre non assomigliano a nessun corpo spaziale a noi noto. I circuiti radio dispari sono visibili solo nei radiotelescopi e non sono i resti di supernove o un bizzarro effetto ottico. Alcuni astronomi arrivano addirittura a sostenere che potrebbero essere le gole dei cunicoli spazio-temporali, dei tunnel ipotetici tra i buchi neri. I lampi radioveloci sono lampi di onde radio accecanti e luminosi. Inglobano tanta energia quanta ne produce il nostro Sole in pochi giorni, ma durano pochi millisecondi. La maggior parte di queste esplosioni radioveloci proviene da molto, molto oltre la Via Lattea, ma di recente gli astronomi ne hanno rilevati alcuni originari della nostra galassia e la loro fonte era una magnetar a soli 30.000 anni luce dal nostro pianeta. Qualsiasi liquido che galleggia nello spazio esterno prende la forma di sfera. Questo fenomeno si verifica anche nell'orbita terrestre bassa. Non molto tempo fa, gli scienziati hanno scoperto che una delle stelle più massicce è semplicemente scomparsa. Era una stella a 75 milioni di anni luce dalla Terra. Normalmente si tratta di una distanza troppo lontana perché gli astronomi possano vedere le singole stelle, a meno che non siano enormi. E in effetti, la stella di cui parliamo lo era. Brillava 2,5 milioni di volte più del Sole. Gli astronomi hanno visto questa stella per l'ultima volta nel 2011. Hanno deciso di esaminarla più da vicino diversi anni dopo, ma era già troppo tardi. La stella era svanita. Queste stelle massicce di solito si spengono in una supernova estremamente luminosa. Ma gli astronomi non hanno notato niente del genere in questo caso. C'è una teoria secondo cui la stella è collassata in un buco nero senza innescare prima una supernova. Succede tra le stelle che si avvicinano alla fine della loro vita, ma molto, molto raramente. In miliardi di anni è probabile che l'universo si espanderà così tanto che non saremo in grado di vedere più le stelle nel cielo. Tutti i pianeti del Sistema Solare emettono onde radio, particolarmente forti se parliamo di Giove. Questo pianeta ha il campo magnetico più grande e potente, ma gli astronomi non sono stati in grado di rilevare alcuna onda radio proveniente da un pianeta al di fuori del Sistema Solare, cioè fino al 2020. Il segnale registrato dagli scienziati proveniva da un gigante gassoso, Tau Bootis, che si trova a 51 anni luce dal nostro pianeta. Grazie a questo segnale, gli astronomi sono riusciti a scoprire qualcosa sul campo magnetico del pianeta. E in futuro, questo aiuterà a saperne di più su ciò che sta accadendo nell'atmosfera del pianeta. Il pianeta nano Haumea è più lontano dalla Terra rispetto a Nettuno. È in orbita nella fascia di Kuiper. È un anello a forma di ciambella, formato da oggetti di ghiaccio che circondano il Sole. Haumea ha due lune e un giorno su questo pianeta nano dura 4 ore terrestri. Tutto sommato, questo corpo spaziale è piuttosto bizzarro. È circondato da anelli sottili che probabilmente sono apparsi come risultato di un'antica collisione. È probabile che una stella nella galassia GSN 069 si trasformi in un pianeta delle dimensioni di Giove nei prossimi trilioni di anni. Potrebbe accadere a causa degli incontri regolari della stella con un buco nero. In primo luogo, gli astronomi hanno notato esplosioni di raggi X stranamente luminose, che si spengono ogni 9 ore. Dopo aver studiato questo fenomeno per un po' di tempo, gli scienziati si sono resi conto che si trattava di una stella che si muoveva in un'orbita unica attorno a un buco nero. E i bagliori abbaglianti? Era il materiale che veniva risucchiato dalla superficie della stella dal buco nero. Si è scoperto che nel corso di milioni di anni il buco nero aveva già trasformato la gigante rossa in una rana bianca e il processo non si fermerà affatto. Gli astronomi hanno trovato alcune tracce di fosfina nell'atmosfera di Venere.
Sul nostro pianeta, questo gas, incolore e infiammabile, si trova spesso dove vivono i microbi. Non c'è da stupirsi che una nuova teoria suggerisca che potrebbe esserci vita su Venere, ma anche se ci fosse un po' di vita su The Evening Star, sarebbe potuto apparire solo nella sua atmosfera. Probabilmente nessun organismo vivente sarebbe in grado di sopravvivere all'ambiente estremo del pianeta. La superficie di Venere è estremamente secca e non c'è acqua liquida sul pianeta. Inoltre, la pressione è 90 volte maggiore di quella sulla superficie terrestre. Le temperature spesso aumentano oltre i 480 gradi centigradi, temperatura abbastanza calda da fondere alcuni metalli. Ogni aprile, un gruppo di scienziati osserva il debole bagliore degli asteroidi che passano vicino al nostro pianeta. Un anno si sono resi conto che c'era qualcosa di strano che luccicava nei loro telescopi. Il team si aspettava che fosse un altro asteroide, ma sono rimasti sorpresi perché quello che hanno scoperto era un'insolita roccia spaziale che non consisteva dei minerali che di solito compongono gli asteroidi. Era fatta di silicato, il materiale che si trova maggiormente sulla Luna. Ciò fece supporre agli astronomi che potesse essere un pezzo che si era staccato dalla Luna. Lo chiamarono Kamoaliwa, una parola hawaiana che significa oggetto celeste traballante. La roccia non corrispondeva a nessun asteroide con cui gli scienziati avevano familiarità. Invece aveva uno schema di luce riflessa simile a quello delle rocce lunari che gli astronauti avevano portato dalle missioni della NASA. Il frammento si è rivelato essere un quasi satellite, un tipo di asteroide che orbita sia intorno al nostro pianeta che al Sole. Gira ripetutamente intorno alla Terra e ha un'inclinazione insolita. Per questo motivo si vede nel cielo notturno una volta all'anno. Il frammento è piuttosto timido, non si avvicina a più di 14 milioni di chilometri. È quasi 40 volte più lontano della Luna. Inoltre, questo corpo spaziale si nasconde spesso nell'ombra. Gli scienziati hanno scoperto che non rimarrà nell'attuale orbita per molto tempo. Probabilmente è arrivato dove si trova ora circa 500 anni fa, e la sua orbita è destinata a cambiare nei prossimi 300 anni. Questo frammento potrebbe non essere il solo là fuori. Ci sono almeno altri tre oggetti simili alla Terra, e potrebbero provenire tutti dallo stesso posto. I ricercatori non sono ancora sicuri della natura della roccia. Per scoprirne di più dovrebbero inviare una navicella spaziale per raccogliere campioni e riportarli sulla Terra. Ed è qualcosa che l'Agenzia Spaziale Cinese ha intenzione di fare entro la fine del decennio. La Luna è apparsa dal caos. Ci sono diverse teorie su come sia successo. La prima afferma che la Luna era solo un corpo errante, simile a un asteroide che si è formato da qualche parte nel nostro sistema solare. E quando si è avvicinato troppo alla Terra, è stato catturato dalla nostra gravità. La seconda teoria dice che il nostro pianeta stava ruotando così velocemente che del materiale si è staccato e è iniziato a girarci intorno. Uno dei pezzi più grandi era la Luna. La terza teoria afferma che la Luna si è formata nel momento in cui il nostro pianeta stava attraversando il proprio processo di formazione. Ma oggi la teoria più accettata è questa. Una volta, tanto, tanto tempo fa, ma non in una galassia lontana, lontana, la Terra si è scontrata con un pianeta delle dimensioni di Marte. I detriti e le nuvole di polvere che si sono formate dalla collisione si sono raccolti intorno al nostro pianeta e l'hanno avvolto. Alla fine si è formata quella cosa che oggi conosciamo come Luna. Le missioni Apollo hanno portato più di un terzo di tonnellata di terra e roccia dalla superficie lunare. Queste rocce ci hanno dimostrato che la Luna è composta dagli stessi materiali del nostro pianeta. Ciò potrebbe significare che hanno un passato simile. Se la Luna si fosse formata da qualche altra parte e alla fine fosse stata catturata dalla forza gravitazionale del nostro pianeta, avrebbe una composizione diversa. Inoltre, se fosse nata contemporaneamente alla Terra o se ne fosse staccata, ci sarebbero gli stessi minerali sia sulla Luna che sulla Terra. Ma i minerali sulla Luna contengono meno acqua. Inoltre, il satellite naturale del nostro pianeta è ricco di materiali che si formano velocemente ad alte temperature. La Luna non è l'unico corpo spaziale del Sistema Solare con un misterioso passato. Ippocampo è stato scoperto nel 2013 ed è la Luna di Nettuno. È la Luna più piccola di questo gigante di ghiaccio, solo 34 km di diametro. È molto vicino a Proteo, la più grande delle lune interne di Nettuno. E no, Ippocampo non è un posto dove i grandi mammiferi africani possono trascorrere l'estate. Gli scienziati pensano che probabilmente Ippocampo si sia formato da detriti dopo che Proteo si è scontrato con una cometa. Se Ippocampo fosse entrato nell'orbita di Proteo da qualche altro punto del nostro sistema solare, la Luna più grande l'avrebbe inghiottito o l'avrebbe cacciato. Ma nemmeno lo stesso Proteo è tra le prime generazioni di lune di Nettuno. Si è formato dai resti del primo sistema di lune del pianeta. Quelle prime lune furono distrutte quando Nettuno catturò Tritone, attualmente la più grande delle sue lune.
La prova principale della collisione è il fatto che Tritone gira intorno a Nettuno al contrario, a differenza delle altre sue lune. Nettuno ha catturato Tritone dalla fascia di Kuiper. È un'area piena di oggetti ghiacciati e detriti rocciosi che si estende oltre Urano. E questo significa che Ippocampo è una luna di terza generazione, un po' come un cugino di secondo grado. Anche il Sole ha avuto un passato turbolento. La nostra stella è apparsa circa 4,6 miliardi di anni fa. È difficile studiare le prime fasi della sua vita, poiché si tratta di 50 milioni di anni prima della formazione del nostro pianeta. Ma recentemente un team di ricercatori ha scoperto dei cristalli che hanno più di 4,5 miliardi di anni. Nascosti nel profondo dei meteoriti, hanno rivelato alcune cose sul passato del Sole. Prima che i pianeti si formassero, il nostro sistema solare era costituito dalla stella centrale e da un enorme disco di polvere e gas caldo che vi ruotava intorno. Quando la polvere e i gas si sono raffreddati, si sono trasformati in minerali, compresi i cristalli trovati nei meteoriti che sono atterrati sul nostro pianeta. Quei materiali antichi erano irradiati, a differenza di alcune sostanze più giovani. I ricercatori pensano che qualcosa potrebbe essere successo al Sole dopo la formazione di questi cristalli. Forse allora l'attività della nostra stella era meno intensa, o forse, per qualche ragione, questi materiali più giovani non potevano viaggiare nelle aree in cui era possibile l'irradiazione. I pianeti nani ci danno la possibilità di dare una sbirciatina al passato del nostro sistema. Circa 4 miliardi di anni fa, le forze gravitazionali di Giove, Saturno e Nettuno si unirono. Inviarono asteroidi e comete a sfrecciare attraverso il sistema, facendoli scontrare con diversi pianeti. Tutti i pianeti nani della fascia di Kuiper, ad esempio Plutone, Eris, Haumea, Makemake, hanno delle lune proprie che probabilmente si sono formate dopo potenti collisioni. I detriti ghiacciati in orbite simili a quella di Haumea, ad esempio, possono provare la teoria di un'antica collisione. I detriti che si sono formati non avevano abbastanza energia per allontanarsi dall'attrazione gravitazionale del pianeta nano. Sulla superficie di Cerere, un altro pianeta nano, è presente argilla ricca di ammoniaca. L'ammoniaca non è stabile su Cerere a causa dell'alta temperatura, ma ce n'è molta nel sistema solare esterno. Significa che Cerere si è probabilmente formato in una zona esterna ed è stato poi scaraventato all'interno. Dopotutto, nelle prime fasi del sistema solare i giganti gassosi migravano molto. Oppure il pianeta nano si è formato in una cintura di asteroidi. E l'ammoniaca in qualche modo, magari dopo un forte impatto, è apparsa sul pianeta. Cerere potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio le lune ghiacciate. Il fondale oceanico sulla Terra ha un'alta concentrazione di minerali carbonati, e ce ne sono anche su Cerere. Ciò significa che questo pianeta nano è come una sorta di mondo oceanico fossilizzato. Anche molti esopianeti, un termine usato per i pianeti al di fuori del sistema solare, hanno subito collisioni piuttosto intense nelle loro fasi iniziali. Questo sistema a doppia stella è a più di 300 anni luce da noi, e queste stelle hanno almeno un miliardo di anni. Anche se non è giovanissimo, questo sistema mostra ancora alcuni segni di nuvole vorticose di detriti polverosi che non si sono ancora raffreddati. Non una cosa che ti aspetteresti da un sistema stellare di quest'epoca. Questi detriti sono ancora caldi, e questo significa che potrebbe esserci stata una forte collisione di due pianeti o altri corpi spaziali di dimensioni simili in tempi relativamente recenti. Ehi, calmatevi tutti! Le particelle di polvere circondano una giovane stella, si uniscono e con il tempo crescono. È così che si formano i pianeti. La polvere residua si deposita spesso in alcune zone lontane e fredde. Un esempio nel nostro sistema solare è la fascia di Kuiper. Si trova lontano, oltre Nettuno. Man mano che i sistemi solari si evolvono, queste particelle continuano a scontrarsi finché non sono così piccole da essere trascinate nelle stelle vicine o espulse dal sistema. In confronto agli altri pianeti del nostro sistema, Urano gira su un lato. L'unico modo in cui possiamo spiegarlo è una potente collisione nel passato. Qualcosa di molto più grande di una cometa o di qualche altro corpo spaziale di dimensioni simili probabilmente ha colpito Urano e lo ha fatto inclinare. Forse un pianeta grande il doppio della Terra. Magari un protopianeta, ovvero un corpo spaziale composto principalmente da ghiaccio e roccia, che orbita intorno a una stella e che probabilmente in futuro potrebbe trasformarsi in un pianeta. Ad ogni modo, l'impatto ha soffocato il nucleo di Urano, impedendo al calore all'interno del pianeta di fuoriuscire. Ciò potrebbe spiegare perché la superficie di Urano è così fredda. Brrr! Ehi, porta un cappotto e una coperta.